in cui dichiarano appunto a Renzi di non cercare l'accordo con il nuovo centrodestra, quindi con Alfano, perché ovviamente sarebbe, Alfano è stato molto chiaro, ha detto ok, io ti do l'appoggio, per quanto riguarda l'impianto del Giulietto Cilinà, ma o passa l'articolo rafforzato oppure togliamo l'articolo 5 e facciamo passare solo gli omicidi, quindi torniamo dico, fatto un po' meglio, quindi torniamo dentro i 9 anni comunque, quindi abbiamo perso 9 anni. E quindi allora l'Associazione Nazionale LGBT cosa dicono? No, aspetta, prima di guardare tutto a destra, prova a guardare di nuovo tutto a sinistra. Io posso capire che data la situazione politica, quindi non partitica, che si è dovuto affrontare l'altra settimana, anche Renzi stesso abbia qualche sia un po' titubante rispetto ad andare a chiedere di nuovo i voti al Movimento 5 Stelle. Poi è anche vero che il canguro, la votazione del canguro non è mai stata fatta, si potrebbe riproporre, ma io dubito che un partito perda la faccia, cioè non l'ho votata l'altra volta, non ti dico che non la voterò la volta scorsa, adesso te la voto perché forse ho capito cos'è l'emendamento della cucina. Detto ciò, io non so mercoledì sinceramente come si riesca a poter andare in aula, nel senso che io trovo imbarazzo sia in un partito che, che negli altri partiti. Certo è che forse mi viene a dire che se fosse passato l'impianto della Cilinà esattamente com'è in questo disegno di legge, in questi 23 articoli, questo lo dico a livello personale, avremmo ottenuto l'80% dei nostri diritti. L'80, non il 100, però l'80. Il giorno dopo avremmo dovuto riniziare una battaglia di nuovo svilente per il matrimonio egualitario, ma almeno avremmo tutelato i figli, che sono l'unica cosa che interessa a tutta la comunità LGBT. Cioè, non è che tutti ci vogliamo sposare, questa ansia di fare viaggi di nozze, interessa a pochi, come gli omicidi interessano a pochi, interessa a tutti solo la tutela di questi ambienti, non sono magari neanche nostri, perché ad esempio i figli non ne ho al momento. Eppure li vorrei tutelare lo stesso. E quindi ci troviamo in questa situazione in cui i voti da un po' non ci sono, un po' non si sa all'interno del Partito Democratico, alcuni che votano, alcuni che non votano, molti dicono ah, speriamo di votare con il voto segreto, io sono la persona che ce l'ho, ma se dico che sarà colpa sua, per questo io dico che secondo me è meglio, è assolutamente meglio il voto palese. Lo sforzo che si sta facendo da ambo le parti, in primis da Monica Cirinà, è uno sforzo enorme, io non so chi gliela faccia fare questa donna, di incappare in una situazione del genere. È un po', è vero che siamo molto ignoranti, perché alla base di questo dibattito politico c'è stata tantissima disinformazione. Stasera c'è un articolo delle 20, nessuno mi ricordo, sulla stampa o sulla pubblica, in cui si parlava ancora di adozione, che è una roba sbagliata, nessuno. Io non voglio essere adottata da nessuno, scusa, perché i genitori ce li ho e stanno bene adesso. L'adozione che è una roba sbagliata, una terminologia sbagliata, pure anche solo a livello locale, probabilmente è molto corso di formazione giornalistica, proprio per definire che la terminologia è importante. Si è parlato per mesi di gestazione per altri, ma quando mai? In Italia è una pratica vietata. Ovvio è che mi viene da dire, spesso magari alcuni mi dicono, però i maschi gay, perché è normale che una coppia gay acceda con più facilità la gestazione per altri, è andata all'estero a farlo. Ma noi non sappiamo legiferare nel nostro paese, non è che possiamo andare in un altro paese a dire no, aspetta, abroga la legge perché a noi non sta bene. Non sappiamo legiferare nel nostro, non siamo proprio capaci. E quindi prenderci la responsabilità di andare a dire a casa degli altri cosa devono fare, ecco, lo trovo un eccesso di autoreferenzialità. Concludo dicendo che sono molto d'accordo con il professor Remotti quando ha parlato di multigenitorialità, che per crescere un bambino ci va da un intero villaggio. Certo è che se questo villaggio io me lo vedo popolato da Adinolfi, Giovanardi, Giliboti, Mussolini, Levi, ecco, probabilmente vedo un bambino che sarà in una comunità LGBT.